Siamo qui a Dolce Acqua col signor Gianni Di Biase, collaboratore del dottor Serra. Ma il dottor Serra chi è? Ah, dottor Serra è un amico prima, e secondo è l'ideatore della partita del cuore, diciamo, chiamiamola così con questo nome, rubiamo questo nome alla partita del cuore di Roma, che è poi la partita tra lo Star Team, che è lo Star Team, la squadra di personaggi che abitano a Monte Carlo, tutti personaggi famosi e sportivi, contro la squadra del piloti, nazionale piloti, che sono, raggruppa tutti i piloti, motociclismo, automobilismo, cross, tutto. Purché siano piloti, questa è la famosissima, dove c'è Schumacher, tutti i più grandi, Capirossi, quelli che rombano quei motori, che hanno dominato la scena, che hanno dominato, e che la domina anche oggi Alonso, certo. Massa, tutti loro sono tutti presenti. Questo è proprio per dire che è una bellissima occasione a Monte Carlo, nello stupendo stadio che c'è a Monte Carlo, che è la piccola bomboniera, è molto comodo perché si arriva, si parcheggia sotto, si sale con l'ascensore, si va sugli spalti e si è a contatto di questi grandi personaggi che altrimenti sono praticamente difficilmente avvicinabili. Certo, questa è una bellissima cosa, ma è a vantaggio di qualcuno questo spettacolo? Questo è l'incasso, che poi sono 5 euro il biglietto, vanno per beneficenza ed è patrocinato dal Principe Alberto, la sua altezza, e ogni anno si produce o una costruzione, per esempio è stato fatto asili, scuole in Africa, o la MAD, che sono per i bambini bisognosi. Loro ogni anno distribuiscono questi incassi, ed è tutti questi piloti si prestano, ed è un'iniziativa veramente lodevole e simpatica. Perché oltretutto i piloti, anche se sono considerati dei persone che stanno sedute e guidano, ma sono dei grandi atleti, quindi giocano anche molto bene, ho visto. Molto bene, c'è per esempio Capelli, che è il commentatore della RAI della Formula 1, gioca benissimo. Schumacher tiene più a giocare a pallone che andare in macchina. Poi Alonso gioca molto bene. Alonso era prima, doveva diventare calciatore, poi ha girato la Formula 1, per fortuna, forse ha avuto più successo. E poi c'è anche i nipoti del Principe Alberto, i figli di Altezza Reale Carolina di Monaco. Anche loro giocano, e il Principe Alberto anche, adesso un po' meno perché ha messo un po' di pancetta, se mi sente guai, esatto, però ha sempre giocato e comunque è agonisticamente accesissimo, perché si arrabbia da matti quando i suoi nipoti sbagliano la palla, è divertente. Beh, tutto questo per dire che è una giornata, è l'occasione di passare una giornata veramente rilassata, simpatica. Ed è una bella occasione per fare un po' di beneficenza, ecco, tutto, uniamo le due cose. Benissimo. L'appuntamento è per il martedì precedente al Gran Premio, il 22 maggio, alle ore 19 allo stadio Louis II. I biglietti si prendono direttamente lì, al botteghino, alla biglietteria, ripeto, facile parcheggiare sotto lo stadio, ascensore, biglietto e si è in tribuna. Buon divertimento. Thank you.